Lei cosa spererebbe fosse nella mia condizione? Dico solamente questo. Cioè io vi metto non per farvi provare il mio, ma vi metto dalla mia parte per farvi pensare quello che posso pensare io. È quello che penso che lo pensino tutti, che finisca il prima possibile. Che posso dire? Nel migliore dei modi, non dico... Nel migliore dei modi. Non è ancora finita l'odissea giudiziaria di Freddy Pacini. Questa mattina, comparso nuovamente di fronte alla GIP del Tribunale di Arezzo, Fabio Lombardo, che si è riservato sull'archiviazione. Il giudice dovrà decidere se archiviare il caso, disporre un approfondimento delle indagini o rinviare a giudizio il gommista di Monte San Savino per la morte di Mirza Vitalie, il ladro che nella notte del 28 novembre 2018 si intrufolò nella sua azienda in via della Costituzione, dove Freddy da anni dormiva esasperato dai furti subiti. Da un anno e mezzo che sto, come potete immaginare. Tanta attenzione. Il PM Andrea Claudiani aveva chiesto che il caso si chiudesse con l'archiviazione. Secondo il magistrato, il gommista quella notte avrebbe agito per tutelare la propria incolumità e quindi non sarebbe perseguibile. Freddy, come ho sempre detto, non è tranquillo per quello che è successo, ma è tranquillo dal punto di vista giuridico per quello cioè che non ha commesso, nel senso che ovviamente non c'è stato nessun eccesso col posto di legittima difesa, ma una legittima difesa. La sorella della vittima aveva invece presentato una memoria, ma non una formale opposizione, con la quale chiedeva un approfondimento delle indagini. Quando qualcuno subisce un danno di questo tipo, nel senso che gli decede un prossimo congiunto, credo che per questo senta in sé un'offesa. Però da parte nostra non c'è nessun malanimo nei confronti di nessuno. Freddy Pacini quella notte si sarebbe svegliato di soprassalto per i rumori di un vetro del portone preso a picconate dai ladri. Aveva poi raccontato di essersi sentito in pericolo, per questo impugnò la pistola ed esplose 5 colpi, di cui uno fatale. La perizia balistica accertò che il ladro fu colpito quando era scivolato a terra. Non lo so dire, ecco come è cambiato, credetemi. Non è una cosa da poterla spiegare, si prova nella propria pelle e basta. Da quel famoso giorno la sua vita non è più la stessa, no? E questo è indubbio. Però quello che vogliamo altrettanto dire è che adesso decide il giudice, quindi noi ci rimettiamo integralmente a quella che sarà la sua decisione. Se non procederà per l'archiviazione, faremo quello che dobbiamo fare. Il GIP adesso avrà 90 giorni di tempo per il verdetto. Come ho sempre detto, sono fiducioso nella giustizia e aspetto quello che decide.